Partiranno tra due mesi i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Salerno, quel progetto fino ad ora rimasto sulla carta e fatto immaginare attraverso una presentazione affidata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel settembre del 2021. Il nuovo policlinico potrà avvalersi della vecchia struttura come satellite dell'intero nuovo centro di riferimento per la sanità in Campania. Il policlinico sorgerà dopo l'ok ricevuto ieri dal Ministero della Salute al progetto da 414 milioni di euro voluto dalla Regione Campania. Il nuovo ospedale verrà realizzato sui terreni che in tempo dovevano ospitare la Finmatica, a poca distanza dall'attuale sede di via San Leonardo. La conferma arriva oggi anche dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Salerno, Michele Brigante. È la tappa finale, no? E credo che sia l'elemento di chiusura di tutto il percorso dell'avvio dei lavori. È inutile dire che questa è tutta un'azione promossa dalla Regione Campania, che ha Salerno come territorio di destinazione dell'opera, quindi noi siamo, diciamo, a traino nell'attività di conseguenza per le nostre competenze. Quando partono i lavori, assessore? Il tempo di fare le gare e aggiudicarle è stato molto veloce. Questo del Ministero, che l'ultima tappa è l'esame della scheda proposta, soprattutto per definizione delle fonti finanziarie nell'ambito del progetto, che erano più l'esame del progetto, quindi è una tappa molto importante. Molti si chiedono anche che fine farà il vecchio ospedale, cosa possiamo dire a questo proposito? Questa è una domanda che si pongono in molti, ce la poniamo anche noi. Intanto qualcuno dà per scontato che venga eliminato, io invece ho visto che ci sono iniziative di riqualificazione. Può darsi che nell'esame generale di quello che forse chiamiamo nuovo policlinico, che mette insieme l'attività sanitaria e quella universitaria, anche la vecchia struttura possa avere una sua vita. E vedremo un pochino come questo si sviluppa.